tornare a sorridere, a sentire il vento sulla pelle, la brezza delle montagne, la velocità scorrere sotto i piedi. Nadia Fanchini è tornata sugli sci, è tornata a correre, è tornata atleta. 220 giorni dopo i terribili incidenti di St. Moritz e Cortina, la più grande delle sorelle Fanchini è salita in vetta allo Stelvio a quota 3200 metri per riassaporare il gusto di sciare lungo i pendii delle montagne. Non un paletto in pista, non una porta da scartare. Per quello è ancora presto, solo sci libero, giusto il tempo per riprendere confidenza con gli attrezzi del mestiere. Sotto lo sguardo attento e vigile di David Salvadori, uno degli allenatori dell'Italia, l'atleta di Montecampione ha cominciato la sua giornata all'8 in punto, terminandola 3 ore più tardi, stanca ma felice. Una bella sensazione tornare sugli sci senza sentire dolore, sono state le prime parole della Fanchini. Il primo approccio è stato molto positivo. Non pensavo di trovarmi subito così a mio agio, sensazioni che Nadia riproverà anche nei prossimi giorni, sempre sulle piste dello Stelvio. A suo nome, una camera prenotata all'Hotel Töni, albergo con area fitness munita di palestra. Una scelta non casuale, perché l'essere di nuovo atleta passa anche dal lavoro di forza con gli attrezzi dei massimali, non solo, dalle discese con gli sci. E così, a 7 mesi dall'infortunio, Nadia Fanchini è tornata, pronta per nuovi e grandi traguardi.